Poi Lori Muggio è stata protagonista, ha sottoscritto una lettera di intenti per quello che riguarda il distretto del commercio ed è un po' curioso il fatto che Muggia venga nell'area della bisaccheria soprattutto. Venga nell'area della bisaccheria, esatto, ma non è necessariamente obbligatorio che ci sia contiguità territoriale in questi progetti, anche perché questa lettera di intenti presuppone una serie di iniziative che spaziano a largo raggio, la digitalizzazione, la formazione dei commercianti e tante altre cose, per cui da questo punto di vista queste iniziative possono essere portate avanti al di là della contiguità stessa, per cui c'è un'uniformità di intenti da questo punto di vista. Siamo sotto ovviamente la Regione Friuli Venezia Giulia, che in questo caso ha con questa legge va a finanziare una serie enorme di iniziative, per cui dove ci sono delle possibilità di procurare delle risorse, di migliorare anche i servizi e in questo caso anche il settore del commercio, e noi ci siamo come Muggia, siamo presenti tout court. Ecco, proprio Muggia, essendo cittadina negli ultimi anni, mi faccia passare una battuta, ma neanche i cinesi aprono a Muggia in centro, quindi c'è da lavorare perché negli ultimi veramente 5-10 anni si è svuotato. Beh, più che svuotato, sì, si è svuotata Muggia dal punto di vista delle attività commerciali, non si è svuotata dal punto di vista dei turisti, e per cui su questo noi dobbiamo assolutamente valorizzare e rivalorizzare tutto il tessuto commerciale della cittadina, riqualificarlo, dargli una qualifica anche superiore dal punto di vista della qualità dei servizi e dei prodotti venduti, su questo è in dubbio.